Sopralluogo questa mattina del sindaco Enzo Bianco all'ex convento di Santa Chiara, situato nel cuore di Catania, dove sarà ospitata la base operativa regionale di Frontex. I lavori di ristrutturazione stanno per essere completati, ha annunciato il primo cittadino, e l'Agenzia di Frontiera Europea già dalla fine di luglio di quest'anno potrà trasferirsi nei nuovi uffici. 13 stanze, ingresso indipendente su via transito. La sede operativa di Frontex occuperà una superficie di circa 600 metri quadrati, una parte questa dell'ex convento, un complesso molto ampio che si estende per un intero isolato del centro storico a poche decine di metri dal Castello Ursino. La ristrutturazione dell'intero edificio ha preso il via nel settembre del 2013. L'intervento è destinato al consolidamento statico della struttura e a lavori edili e opere impiantistiche. L'intenzione dell'amministrazione è quella di destinare 2.800 metri quadrati della superficie per realizzare un polo museale e riservare i rimanenti 3.500 metri quadrati ad uffici, tra questi proprio quelli della Frontex, che saranno i primi ad essere completati per la fine di luglio. Io trovo assolutamente indispensabile che l'Unione Europea si faccia carico del problema dei migranti. Vedete, i confini siciliani non sono i confini solo del nostro paese, sono i confini dell'Europa. E ho ritenuto che fosse indispensabile che Frontex, che deve diventare la moderna polizia europea delle frontiere, abbia un ufficio operativo qui in Sicilia, dove arrivano centinaia e migliaia di migranti tutte le settimane e dove ci possono dare una mano seria per affrontare in modo adeguato quello che è un dramma di migliaia di persone. La Sicilia ha dato una risposta straordinariamente generosa. Adesso, grazie a questa prima iniziativa, finalmente sentiamo l'Europa un po' più vicina e saranno anche gli altri paesi europei a farsi carico di questo problema, che non è un problema né solo italiano né solo siciliano. Abbiamo offerto una sede dignitosa, sarà pronta entro poche settimane, a fine luglio. È un vecchio monastero settecentesco della città, molto bello. C'è un ingresso separato con tutte le caratteristiche necessarie per ospitare in modo adeguato una struttura di cui siamo orgogliosi che sia qui da noi. È una delle poche strutture dell'Unione Europea che sta fuori da Bruxelles ed è operativa in una regione di prima linea. Esprimiamo soddisfazione per la decisione di istituire a Catania la base operativa regionale di Frontex. A dirlo il presidente di Alleanza delle Cooperative Sicilia, Gaetano Mancini. Ha presa la decisione di Fabrice Leggeri, direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione Europea. Questo presidio concreto delle autorità comunitarie, ha aggiunto Mancini, è un'apprezzabile risposta alle sollecitazioni del sindaco Enzo Bianco per un coinvolgimento delle politiche nazionali ed europee nella gestione dell'emergenza profughi e contemporaneamente alle esigenze del movimento cooperativo impegnato, con difficoltà sempre crescenti, a gestire l'accoglienza dei migranti. L'auspicio è quello di trovare nell'agenzia un interlocutore attento. Da parte nostra il movimento cooperativo non farà mancare la propria collaborazione. Due camionisti sono morti dopo che il furgone sul quale si trovavano è precipitato dal viadotto Airosa sull'autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi di Resuttano. Il mezzo è rimasto completamente distrutto. I due sono rimasti incastrati nell'abitacolo e adesso si attendono le gru mandate da Palermo per ribaltare il mezzo e consentire ai pompieri e ai medici del 118 di recuperare i corpi. Si è opposta al sequestro di un banco frigo e ha aggredito una giornalista impossessandosi del suo smartphone. Così una donna di 30 anni, Maria Concetta Santoro, titolare del ristorante Re Carlo V, è stata arrestata dalla Polizia di Stato ieri sera a Catania con l'accusa di rapina e violenza pubblico ufficiale. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari. Durante i controlli in via Plebiscito, le forze dell'ordine hanno trovato il suolo pubblico occupato con banchi frigo, braccieri, tavoli e sedie e sequestrato 150 sedie e 50 tavoli che occupavano un'ampia porzione della strada e del marciapiede, impedendo la circolazione di veicoli e pedoni. La donna ha opposto resistenza agli agenti aggredendo verbalmente e fisicamente i poliziotti. Poi si è scagliata anche contro una giornalista che stava riprendendo la scena, afferrandola per il
il collo e riuscendo ad impossessarsi dello smartphone della cronista. Gli agenti l'hanno poi bloccata. L'operazione si è svolta nell'ambito del progetto di controllo del territorio interforze Trinacria da agenti delle volanti in collaborazione con la Guardia di Finanza e con agenti del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica. Affettuosa solidarietà alla collega aggredita ieri sera in via Plebiscito durante un'operazione della Polizia di Stato è stata espressa dalla segreteria dell'Asso Stampa di Catania attraverso una nota. L'aggressione fisica, si legge, è avvenuta proprio davanti agli agenti che stavano effettuando dei controlli antiabusivismo in una zona della città che forse qualcuno erroneamente ritiene possa essere zona franca, dove non rispettare le più elementari regole sugli esercizi pubblici e il rispetto verso le persone. Beccato questa notte intorno alle 2 a vendere droga in via Stella Polare nel quartiere di San Cristoforo. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza Antonino Raineri, 21 anni, di Catania, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di una ventina di dosi tra cocaina e marijuana, circa 35 grammi, e della somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Si è svolta questa mattina la cerimonia del passaggio delle consegne tra direttori marittimi della Sicilia orientale. A cedere il comando dopo quasi 7 anni trascorsi nel capoluogo etneo, l'ammiraglio ispettore Domenico De Michele, in partenza per Bari, destinato ad assumere l'incarico di direttore marittimo della Puglia e capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Bari. Ad assumere il comando della direzione marittima della Sicilia orientale e capo del compartimento marittimo e del porto etneo, dopo la tradizionale formula del riconoscimento, il contrammiraglio Nunzio Martello, proveniente dalla direzione marittima del Nord Sardegna. Martello, 56 anni, originario di Messina, è entrato nel corpo delle capitanerie di porto nel 1982, laureato in giurisprudenza ed abilitato alla professione di avvocato. Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi in varie destinazioni. La cerimonia è stata presieduta dal comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano, alla presenza di autorità civili e militari. Sensazioni sono sensazioni bellissime, sensazioni che mi avvicino con molta umiltà, ma anche con altrettanta fermezza al comando della Direzione Marittima di Catania, e sono certo di avere la collaborazione di tutto il personale, ma anche e soprattutto di tutta quanta la città, di tutta la popolazione ricadente nella giurisdizione della Direzione Marittima. Continuare quello che il comandante De Michele ha fatto, ma soprattutto quello di essere ancora più vicino alla gente, alle popolazioni e alle esigenze della popolazione. Sì, è stato un momento troppo emozionante e a un certo punto non sono riuscito a dire tutto quello che veramente sentivo. A me non piace preparare i discorsi, preferisco essere un po' più disordinato ma più spontaneo. E quindi sì, ho detto quello che pensavo, cioè che i risultati pregevoli che le capitanerie di porto della direzione marittima hanno ottenuto sono dovuti proprio a questa presenza e alla collaborazione con le altre forze. Si è tenuto questa mattina nella sala Libero Grassi del Palazzo dei Chierici il seminario dal titolo Post Adozione Esperienza a Catania. Nel corso dell'incontro, promosso dall'assessorato al welfare, riflettori accesi su un progetto finalizzato a favorire riflessioni, confronti e interventi su temi specifici legati all'adozione attraverso un lavoro di gruppo con famiglie adottive. L'iniziativa, in collaborazione con l'ASP 3 e condivisa con il Tribunale per i minorenni, rafforza il sostegno alle coppie che hanno adottato attraverso la partecipazione a gruppi di accompagnamento. Al seminario presente questa mattina l'assessore al welfare Angelo Villari. Sì, l'ufficio di solidarietà sociale, dell'assessorato alla solidarietà sociale, welfare, che si occupa appunto dell'ufficio adozioni, che lavora intensamente per, non solo per prima
attivare le procedure perché le famiglie possano adottare, queste procedure si attivano naturalmente insieme al Tribunale dei Minori e quant'altro. Qui stiamo discutendo di un progetto invece che dopo l'adozione possa vedere, diciamo, l'ufficio insieme agli altri soggetti interessati ai processi di adozione come accompagnare l'integrazione del bambino o della bambina con la famiglia che adotta. Naturalmente questo accompagnarlo significa educare la famiglia a una nuova vita, significa da un lato seguire ma senza invadere, perché si deve determinare quella condizione per cui la famiglia nel suo complesso diventi una famiglia che da sola riesca poi a vivere una nuova condizione. Ecco che questo serve naturalmente per il bambino prima di tutto, ma poi anche per la famiglia che ha deciso di adottare. È un progetto molto importante, il comune in questo caso dà un servizio in più rispetto a quello che si dà diciamo in genere, no? E lo fa perché crediamo che la questione che riguarda l'accoglienza, in questo caso l'accoglienza di bambini che diciamo cercano una nuova famiglia, la voglia di accogliere delle famiglie che vivono con diciamo voglia, con impegno, la possibilità di costituire una famiglia in senso diciamo completo, ecco, queste due esigenze le mettiamo insieme. Un incontro formativo sul volontariato civile è quanto si è svolto questa mattina al Polo Educativo Villa Fazio. Effettuate proiezioni di video sulle attività di soccorso, mostrati materiali e attrezzature della protezione civile e divulgato materiale informativo. Un programma intenso accompagnato da un dibattito tra i partecipanti e gli esperti del settore, con una rappresentazione pratica di montaggio di una tenda di ricovero. Anche oggi Villa Fazio si conferma centro culturale pieno di iniziative qui a Librino, grazie alla Protezione Civile Regionale che sta realizzando qui una giornata di sensibilizzazione, di informazione sui temi che riguardano appunto la protezione civile, l'emergenza. In una zona come Librino è molto importante un'iniziativa come questa. Tra l'altro oggi verrà annunciato che a settembre partirà un corso di formazione per volontari di protezione civile e che a Villa Fazio a brevissimo ci sarà un gruppo di protezione civile. Crediamo che anche questo sia un modo per valorizzare non solo il territorio, il quartiere, ma anche le giovani generazioni. Qui tanti ragazzi oggi appunto riceveranno questa informazione e noi speriamo che nel futuro diventino volontari di protezione civile, perché la protezione civile salva il paese. Oggi siamo qui a Villa Fazio come Dipartimento della Protezione Civile per iniziare un incontro con dei ragazzi che popolano questo quartiere di Librino. Per avvicinarli a quello che è il mondo della protezione civile, a quello che possiamo dire serva alla popolazione nell'ambito della protezione civile. Abbiamo diviso la giornata con due tematiche: all'esterno con un gazebo dove facciamo vedere le attività che svolge la protezione civile e una tenda di soccorso alla popolazione per far rendere conto ai ragazzi cosa serve in caso di emergenza, e all'interno invece seguiremo delle piccole lezioni su quello che è il sistema di protezione civile e cosa vuol dire protezione civile.